sfumature di grigio da fuori la finestra. Man mano il buio è l'unica cosa che resta. Guance che stanno di stale, ma non siamo mica al mare. Il cielo piange sulle nostre maschere di carta pesta. Mi han detto aspetta, che un giorno tutto cambierà, e sicuro ciò che ti spetta. E la vita un po' più corta di come me l'hanno detta. Posso fare presto o tardi, che non ho nessuno che mi aspetta. Ciao amici di Intervista al Rapper, oggi siamo qui con Traits. E dopo spiegheremo anche perché Traits, perché tardi lo pronunciano sbagliato. E puoi raccontarci un po' chi sei? Ok, e allora, come ho iniziato? Allora, io ho iniziato 8 anni fa, nel 2008, partendo proprio dal nulla, mi scaricavo le basi su internet, quindi di Eminem, 50 Cent, queste cose qua, senza ne aver nessuna costruzione dietro, capito? Io non sapevo come cazzo si faceva nulla. Che è il modo migliore per iniziare. Sì, tra l'altro non ascoltando il rap, io ho iniziato. Capito? Partendo tutto ascoltando un pick del pop. Eh beh, ovviamente che penso che sia il più forte della storia, per quanto riguarda me. Comunque, niente, ho iniziato a registrarmi in cameretta, proprio base, senza neanche un microfono, col computer. E poi ho visto che andava bene, cioè piacevo, ovviamente facevo sentire i miei amici, capito? Sì. Quindi la cerchia era al massimo 10 persone che ascoltavano le canzoni. Poi non avevo neanche un tanti tempi. E no, niente, poi mi aveva preso bene e sono andato avanti, considerando che non ho mai ascoltato rap, tuttora io il rap non lo consiglio. Pronto. Ascolto tutte altre cose un po' strane. Ah, okay. Beh, ci sta, comunque così, quello ha una cultura di musicale. Assolutamente, si riflette infatti molto nel. Perché insomma, cioè, per essere un artista completo devi ascoltare un po' di tutto, secondo me. Sì, per forza. Ma soprattutto non focalizzarti su quello che devi fare. Bravo. Quindi poi si sentono molti contaminazioni. Sì, che produco e non è molto. Però ci sta. Sì. Vabbè, io non posso dire niente. Okay. Se piace. E diciamo prima Traits. Com'è nato il nome Traits, che non è Traits? Ah, allora, infatti. Così diciamo, ne approfittiamo. Mettiamo i puntini sulle T. Sulle T. Allora, Traits si scrive Traits. Vabbè, ok. Ma si pronuncia Traits perché deriva da, cioè come dici in inglese, Trade, World Trade Center, capito? Ah, okay. Si dice Trade, non World Trade Center. Deriva dall'inglese. Però non c'entra nulla, praticamente. Io ero appassionato di graffiti ai tempi, no? E c'era sto gioco della PlayStation 2 che si chiamava Getting Up. Sì, forse. Era il gioco in cui dovevi andare in giro per la città a fare i graffiti, no? E c'era il personaggio che si chiamava Train. Scritto Trane. E ero a scuola, ero in seconda liceo. Infatti prima non avevo il nome. E lo stavo scrivendo sul banco, così, Trane. Solo che la N l'avevo fatta male, mi sembrava una D. Era venuto Trade. Trait non mi piaceva, ci ho aggiunto una Z, è venuto fuori così. Però tutti dicono Tradez, ma pure Clone, tutti, mamma mia. No, ma anche all'inizio pensavo Tradez. Sì, vabbè. Infatti ho cambiato nome su Facebook per questo. Perché sennò. Quindi grazie a questa intervista sappiamo come mi chiamo effettivamente. Ma a volte mi chiamo anch'io con il nome sbagliato. Ormai per farmi conoscere, per presentarmi così, per nessuno fuori. E adesso faccio una domanda un po' lunga. Perché tu canti, scrivi e produci anche. Quindi come avviene un po' tutto il processo, se vuoi raccontarci? Allora, considerando che io non sto a fare un po' come i rapper che si cercano le basi, o che prima scrivono senza una base e poi si cerca una base adatta, io parto dal fatto che, dato che produco io le mie basi, devo creare proprio quella interazione che poi vada a creare il risultato delle mie canzoni. Quindi parto da una base, da un pezzo che mi piace, dico che figo, prendo un altro pezzo da lì, dico mi ispiro molto e viene fuori quello che faccio, che però non ci assomiglia per niente, perché prendo così tante cose, tanti generi, che poi diventa il mio stampino. Quindi mi produco la base, con il tastiero, con la chitarra, faccio tutto insieme, tra l'altro non so suonare. Però vado d'orecchio. Comunque quindi si può dire che sono un self-made man. Sì, self-made man da sempre. Sì, infatti, mi mixo, mi masterizzo tutto, mi faccio anche le grafiche. Okay. Tra poco farò anche il management, il video, mi organizzo i concerti, vengo io ai miei concerti da solo.
E invece la scrittura, il processo di scrittura, come allora, è una cosa più articolata. Cioè, per me è più facile fare la base ormai di scrivere, perché sono veramente puntiglioso al massimo in quello che scrivo. Poi mi lascio molto alle emozioni, no? Io spesso, praticamente sempre scrivo di notte. Se non scrivo di notte, scrivo sul pullman in metro. Ah, così. Mi viene in mente tornando. Eh sì, perché ho sempre fatto così io. Quando andavo al liceo non avevo tempo, uscivo sempre alle 3 da scuola, poi dovevo andare in palestra e fare queste cose qua, non avevo mai tempo. Quindi riuscivo a ricavare quel minimo di tempo quando era notte, o quando ero in giro, che andavo dalla scuola in palestra, queste cose qua. E quindi nulla, io dalla base mi lascio prendere le emozioni, magari da una serata, dal vento, da un profumo, qualcosa, e lo faccio trascendere nelle mie canzoni. Ti assicuro che poi le tue emozioni arrivano a te? Sì, te lo posso assicurare. Ma in tutto quello che faccio, cioè anche le canzoni un pochino più spinte, un pochino più coatte, no? Sì. Hanno la differenza, che non è che dico io vengo dai palazzi, ti sparo, queste cose qua. Io come clone, tra l'altro saluto, bella, ti intervisteremo. Noi abbiamo cercato di trasformare quello che ormai si chiama trap in Italia in un concetto più articolato. Sì, quello ci mettiamo come in Fallout, non so se hai sentito. Sì, quello ci mettiamo cose proprio di vita, di emozioni. Sì. Non è il classico roba di pazzi, trasformare il trap in una cosa più studiata. Una cosa molto più studiata e scritta adeguatamente. Sì. E quindi la scrittura, per quanto riguarda me, dipende dalla base. Se la base è in un determinato modo, quello che scrivo deve proprio sposarsi al 100%, sì. Okay. E poi quando inizio a provare diventa tutto insieme, viene fuori il capolavoro. Me lo registro da solo, ovviamente. Io mi registro sempre da solo di sera, sì. Faccio tutto da solo. Complimenti. Grazie. Veramente. D'horror, no, sogni d'oro, qua non sogni l'oro, non sogni proprio. Con il mondo contro chi ci ha creato il mondo contro, solo sogni d'odio. Amo solo per non stare solo, faccio questo per stare solo. Odio bere quanto stare solo. Io odio voci quanto stare sobrio. L'ho fatto per mia madre, finita a rubare nei supermercati solo per farmi invitare la mia cipa cena. E non sa ancora che mi drogo fino a farmi male, fino a immaginarmi in una vita vera. Sono in stanze d'hotel, per chi mi segue da sempre queste arte con gang. Io manco so che esisti, sto distante da te. Come comiamo si nega le stanze da te. Mi sono fatto da solo qui, fino a amarmi da solo, sì, fino a farmi da solo, ma voi mai? Tu pensi che sei chi sono, ma fra qui chissà chi sono. Penso che sono io solo, che ne sai? Morire dentro, vivere per finta. Davvero pensi può servirmi ridere per finta? Ogni sta merda in cambio della vita, e guardami cadere da se piani solo per non vivere per finta. C'è una domanda un po' mia personale, che è capitato che più di una tua canzone mi ha toccato in un momento di una mia situazione. E magari, lasciando stare me, come ti senti quando magari un ragazzo dice: sai che questa canzone mi tocca particolarmente, vive la mia stessa situazione? Cioè, come riesco a capire che quello che sto facendo lo sto facendo giusto? Perché quando una persona mi dà il riscontro che io cerco, se faccio una canzone in cui voglio trasmettere qualcosa, una persona, un ragazzino, una ragazzina, un cinquantenne, chiunque sia, sì. dice è quello che provo io, quello che vivo io dico cazzo, buono. Si può dire? Sì, no, ah, ok, ce l'ho fatta, perché io scrivo per me stesso, ma perché gli altri riescano a capire quello che provo io. E spesso, praticamente sempre, quello che provo io lo riesco a riscontrare in determinate persone che poi mi scrivono, mi fermano, mi fanno i complimenti. Per me lo so per sempre, perché ormai con loro, quelli che mi seguono, condivido un po' tutto. Sì, no? Siamo tutti amici. Esatto. Io posso dire che una tua canzone, soprattutto Ti voglio bene, unico, mi hanno aiutato un po' a uscire da una situazione abbastanza, di friendzone. Aia. Che brutta, però mi hanno aiutato a uscire nel dire, tipo, di dedicare più tempo a me magari e... Quello mi ha aiutato molto. È quello che provo. Sì, guarda, io iniziassi a parlare delle mie cose per cui ho scritto. Guarda, che dopo, fuori dalla mente, ti diventerebbe buio. Esatto, anche io c'ho una situazione che. Niente. Lasciamo stare a meglio. E niente.
Quindi ti voglio bene, l'unico. Sì, come. Già ne approfitto. Come sono nate queste cose? Allora, fa riderissimo, fa super ridere sta cosa qua. Praticamente ti voglio bene, io avevo il beat, avevo il mio testo, l'ho fatta sentire a Mattia Biancardi che poi ha fatto il video. E però non riuscivo a scrivere la seconda strofa. Cioè io ho detto tutto quello che dovevo dire nella prima strofa. E a me piaceva molto Clone, lo seguivo già dai tempi quando ho iniziato io, lui lo aveva già iniziato. E gli ho detto, gliel'ho buttata così su Facebook, gli ho detto ti va di fare la seconda strofa. Lui si è preso benissimo, è venuto qui settimana, cioè ha scritto il testo in un quarto d'ora. Minchia. Sì, ma lui fa sempre così, un pazzo. Tanto stra studiato il testo perché è bellissimo, sì, ma la parte di Clone. Ma un quarto d'ora, ma è pazzo, non so come faccia. È venuto così, registrato, poi è venuto anche Trauma che ci ha aiutato a mettere un po' a posto il ritornello. Stranamente, capito? Dammi facci cessi a scrivere, sì, non sì. Bene. E poi minchia, noi l'abbiamo fatto uscire pensando, vabbè, c'è anche un drop dubstep, sì, non sì. Piacerà, invece quasi a 200.000 è arrivata in 2 anni, penso. Sì, no, ma appunto... Quindi questo qui è proprio stato un caso a parte. Invece l'unico, abbiamo detto, l'unico, vogliamo proprio fare capire quanto stiamo male. E quanto si sta male ad essere una persona che si sente unica in un mondo di... Sì, sì. Fai idea, però, in un mondo di persone tutte create a stampino, capito? Sì, 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 no. E infatti ho curato tutta la base, l'ho fatta sentire a lui, lui si è preso benissimo. Ha scritto prima lui la sua strofa, io ho scritto il ritornello in università. E poi ho scritto la seconda strofa tornando all'università in treno, ovviamente, tornando al discorso di prima. Il ritornello abbiamo fatto 3 volte perché in realtà all'inizio era un altro ritornello. E abbiamo fatto il video tranquillissimo, street video così. Qui c'era anche Rumest, che lo saluto, che ha fatto da attore. Sì, ho visto. E niente, è piaciuta anche quella. No, l'unico... Noi, vabbè, noi ce l'abbiamo in macchina, le nostre parti, da niente. Ma sai cosa che mi faceva ridere? Conosci il muretto, no, Milano? Sì, avevo girato qualche volta. Praticamente una volta ero al muretto io da solo, cioè praticamente c'era Trauma, cioè la Saifa, no? La gente che fa freestyle. Mi si affianca un ragazzino e mi dice, ma perché tu vuoi fare rap con Clone? E ho detto, ma perché? Perché voi due non c'entrate niente. No, cazzata. Invece, capito, solo beccarsi, ho detto guarda quanto non c'entriamo niente. Perché lui scrive proprio accademicamente, dall'hip hop arriva proprio hardcore. Io sono un pochino più musicale, sì. Quindi abbiamo creato una formazione completa. E quindi sono stato creato così proprio per voler comunicare dei disagi sì, personali. E Primus dalla mia, dico quel messaggio arriva. Grazie. E invece i tuoi progetti futuri a livello artistico? Ma allora, ora sono così con Clone, stiamo facendo tante cose insieme, quindi abbiamo iniziato ad agosto, cioè in verità quando abbiamo pensato a Stanza d'Hotel era ancora giugno, ma ad agosto abbiamo creato proprio un progetto di quello che vogliamo fare, ovvero far uscire un video al mese. È uscito Stanza d'Hotel a ottobre, fino a ottobre, è uscito Fallout a inizio dicembre, poi è uscito alle 3 a fine dicembre. Ora 16 e giriamo il video nuovo di un edito. E quindi ogni mese vogliamo far uscire un video nuovo. Non vogliamo fare un disco e poi far uscire i video. Vogliamo fare video e poi si raggiungono in un disco. Che sta venendo fuori? Abbiamo già un po' di cosine che si sentiranno. Ma saremo capelli caldi. Sì. E no, ho pensato di fare così perché secondo me ormai fare un disco così che non fai sentire niente a nessuno, sì, lo fai uscire è restrittivo, capito? Sì, il discorso di prima. Ormai tutti fanno uscire tutto subito, sì, poi a questo punto anche noi facciamo uscire tutto subito e chiudiamo la bocca qua. E così proprio facciamo gli arroganti. Si sta, così almeno. Sì. E invece la collaborazione con Clone com'è nata? Allora, partendo dal fatto che l'ho sempre stimato come artista, come rapper, perché io seguivo l'incognita click che era sì. Clone, Trauma. Tiaz, poi c'era anche Guglio ai tempi, che saluto tutti. Io li seguivo dagli inizi, dicevo mica quanto sono forti questi, no? Poi li vedevo spesso al muretto, comunque in serate, ma non c'era stato più di tanto, forse un saluto così. Poi Trauma, se non ti conosce, non ti saluta proprio, basta, no? Poi non mi ricordo, ma forse ho beccato con Lazza, ho beccato Clone in all'arco. Ah, ok. Che aveva salutato, poi lui aveva sentito Cigli Origami che era uscito quei tempi, che gli era piaciuta molto. E poi quando dovevo fare Ti Voglio Bene, come dicevo prima, gli avevo scritto, ci siamo trovati bene, benissimo. Poi abbiamo iniziato a uscire la sera anche con i suoi amici a Trezzano, queste cose qua, e niente, poi con l'inizio della collaborazione abbiamo pensato di fare qualcosa insieme. E poi ed è uscito Black Hole il 23 marzo del 2015, che ha avuto ottimi riscontri tra l'altro. Sì, no. E da cui abbiamo estratto
Black Hole, solo perché mi ha fatto di quel fatto, sì. Al contrario di quello che fa questo. Con il progetto nuovo. E niente, ora, poi lui sta creando, sta preparando il suo mixtape nel frattempo. E io sto già pensando qualcosina di mio, di solista. Facciamo un pochino di così, poi ci si rimette. Sì, sì, ma così ci sta. Poi sì. Ma comunque c'è anche un'amicizia. Sì, è questo figo, capito? È stato bello la cosa. Sì, perché poi non siamo tipo i colleghi che stanno tutto il tempo a parlare di rap. Solo quando siamo in studio, siamo in giro, ascoltiamo la musica, ma va tutto di fuori. Sì, sì. Quindi questa qua è una cosa che si sente anche nella struttura mia. Facciamo un'ultima domanda, poi ti lasciamo in pace, certo. E adesso parliamo un po', cosa ne pensi del nostro canale? Allora, io comunque conosco un po' il campone. Sì, sono onorato. Ricordo che c'era anche tipo in uomo. Sì, bravo, esatto. Vero? Sì. E, no, ma spesso mi appaiono i tuoi video, no, è una cosa figa, perché non la, penso che non la faccia nessuno ormai. Una volta c'era Anu che faceva queste cose qua. Infatti io avevo preso un po' spunto da poi non l'ho più fatto, sì. Quindi boh, ci sta, perché poi Anu erano gli artisti abbastanza conosciuti per quei tempi, ho intervistato Amis, sì, sì. Un bel po' di persone, invece tu dai spazio a persone un pochino più emergenti, è figo più brutto, poi è sempre un piacere. E poi quando sarai di Pop TV ricorderemo questa intervista, sì, magari l'ho intervistato. Che bomba, sarebbe figo di brutto. E niente, grazie, io stasera mentre uscirò mi spaccherò sempre con le tue canzoni. Grande. Unico, ormai ce l'ho in testa. E ora quelle nuove. Sì, e quelle nuove mi scaricherò poi alle 3. Alle 3, su YouTube se volete vederla. Ti ringraziamo. Mettiamo il link qui sotto. Ovvio, qui, tutto. Proprio qui. E ti ringraziamo davvero. Grazie a voi. 3.